per bar e ristoranti, mentre alle 18 si potrà restare solo al tavolo. Per ora nessuna chiusura di palestre, piscine, parrucchiere ed estetiste. Stop alle competizioni a livello provinciale per sport di contatto. Queste le principali disposizioni del nuovo DPCM annunciato nella serata di domenica dal Premier Giuseppe Conte. Niente paura se si rispettano le regole, niente paura o allarme tra i rodigini per la seconda ondata di contagi, basta osservare le regole, osserva la maggioranza degli intervistati. Sulle nuove restrizioni ancora alcune perplessità, ma soddisfazione per il fatto che non siano troppo restrittive. Incendio al Kracin, principio di incendio in mattinata al Kracin, il centro che si occupa di colture sperimentali posto sulla rotatoria tra Viale Amendola e la bretella di Vialina Merlin. Il pronto intervento dei pompieri ha scongiurato danni gravi e risolto la situazione. In memoria di Giulia, un momento di raccoglimento e riflessione sabato ad Adria per ricordare l'anniversario del femminicidio di Giulia Lazzari, 23 anni, giovane moglie e mamma, strangolata nell'ottobre del 2019 dal marito alle Case Rosse di Adria. Salviamo gli ospedali, non siamo in una situazione di allarme, ma dobbiamo evitare che gli ospedali vadano in sofferenza. Questo è l'appello del presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, lanciato in mattinata. Il ricordo dell'eroe, una solenne cerimonia in questura per stringersi alla famiglia di Samuele Donatoni nel 23° anniversario dalla morte dell'ispettore del NOX, rodigino, ucciso nel 1997 durante un blitz per liberare un ostaggio sequestrato. 43 rintocchi per i martiri, una straziante commemorazione domenica a Villa Marsana per ricordare il tremendo eccidio posto in essere dai fascisti durante la Seconda Guerra Mondiale, quando vennero uccise 43 persone, compresi ragazzini.